mi rallegra parecchio, perché avendo anche una vita difficile, parecchio difficile, cioè è proprio, per me è proprio il massimo. C'è anche Regina nella nuova classe della Poti Pictures Academy, la prima scuola professionale in Italia di cinema per persone con disabilità. 8 in tutto le ragazze e i ragazzi selezionati per questa nuova avventura. Un metodo, quello della casa di produzione cinematografica Retina, definito di sartoria umana. Non abbiamo una storia da inventare, abbiamo le persone da raccontare, quindi quella storia deve essere precisa sulla sua persona, sulle sue caratteristiche e sulle sue capacità. A credere nel progetto della Poti Pictures sin dai suoi primi passi il comune di Arezzo. Abbatte quelle barriere culturali in base alle quali il lavoro e la disabilità non sono coniugabili, invece noi crediamo che il lavoro sia un diritto nel cercarlo e nel crearlo che fa parte di tutti. L'obiettivo è la realizzazione di un cortometraggio e anche l'attrice Claudia Gerini, vicina al progetto, non fa mancare il suo appoggio. Io da qua a maggio mi impegno a venire a trovarvi per vedere i vostri progressi. Alessio, per essere sicuro di far parte di questa nuova avventura, ha inviato ben 2 provini e all'interno dell'Academy avrà la possibilità di lavorare insieme a vecchi amici che da tempo hanno intrapreso questo percorso. Io sono l'allievo e superare un maestro come il mio amico Paolo Cristini non sarà facile, però proveremo di fare il nostro meglio.